Eleanor Casalegno probabilmente sarà la prossima conduttrice dell'Isola dei Famosi, i rumor vogliono questo, anche se i giornalisti spingono per un'altra scelta, e fra le pagine de Il Messaggero si è aperta confessando di essere stata vittima di un manipolatore narcisista patologico. Una patologia che purtroppo è più comune di quanto si creda e che può toccare le vittime sotto ogni aspetto: sentimentale, amicale, lavorativo. Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c'è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro. Lo riconosci da lontano, e non c'è bisogno del richiamo. Eleanor Casalegno è poi entrata nel dettaglio. Il narcisista patologico è, innanzitutto, affascinante e carismatico. Questa tipologia di persona è però anche manipolatrice, spesso bugiarda, e si nutre della sua capacità di sedurre e soggiogare l'altro. Il narcisista patologico ti fa sentire speciale solo per poi distruggerti. Alla fine, rimani svuotato, prosciugato di ogni energia positiva. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Il S3SS0 con un narcisista patologico? Noioso e ripetitivo. È un momento in cui l'altro cerca solo di compiacere se stesso, ignorando completamente i bisogni del partner. Riconoscere un narcisista patologico può salvarti da una relazione tossica. Non bisogna mai sottovalutare i segnali, anche quelli più piccoli. Le red flags per riconoscere un manipolare narcisista sono moltissime: love bombing, gaslighting, mirroring, fase di scarto, diffamazione. Basta saperle leggere e alla prima fuggire. Fuggire, fuggire,